Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2, signori miei. Io sono Maullo941 e anche oggi siamo al volante del nostro camion, che non è nostro perché è quello che ci danno, che noi distruggiamo ogni volta, e in direzione Nord Europa, signori miei. L'ultima volta siamo arrivati a Verona, vediamo ora oggi il nostro destino dove ci porterà. Detto questo ragazzi, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. A me piace questa serie raga, quindi questo viaggio verso il Nord Europa mi ispira. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate su Facebook e su Instagram come Maullo941, i link li trovate in descrizione, e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni anche in descrizione trovate il link per poterlo fare tramite PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok ragazzi, allora come detto l'ultima volta noi siamo arrivati a Verona e da Verona noi ripartiremo. Allora, i viaggi che possiamo fare sono del formaggio di capra da Verona a Innsbruck. Porca miseria, bella lunga. Lasceremo l'Italia praticamente raga per andare in Austria, oppure Verona-Firenze, no perché torniamo indietro, oppure Verona-Milano. Verona-Milano o Verona-Innsbruck? Questa è una bella domanda. Questi sono 177 km, invece Verona-Innsbruck 245 km, è più lunga, però lasceremmo l'Italia e inizieremo a viaggiare verso nuovi orizzonti, anche perché noi dobbiamo arrivare qui, signori miei, dobbiamo arrivare a Bergen, che è quella più alta di tutti, anche se no, Aberdeen è dall'altra parte, ma è più bassa, Bergen è più alta. Altre città più alte di qua ce n'è? No, quindi noi dobbiamo andare a Bergen, quindi la direzione è Germania, raga. Direzione Germania, quindi andiamo a Innsbruck. Andiamo a Innsbruck, raga. Ok, signori miei, ci siamo. Ma che camion mi hanno dato? Ma che è sto coso? Un DAF, mamma mia. Ma dall'interno sembra molto brutto, sinceramente, molto retro. Però l'importante è che sia un buon camion. Allora, portiamo il formaggio a Innsbruck, signori miei. Camion acceso, sentiamo il sonetto. Dai, questo sta già più di camion. Allora, non perdiamo tempo. Veloci, rapidi e indolore, partiamo col nostro formaggio di capra alle nostre spalle, vediamo di riuscire a uscire. Qua c'è il trattore addirittura, ottimo. Occhio che qui ora c'è il coso per rallentare. Stiamo calmi, se no il formaggio diventa ricotta subito. No vabbè, noi stiamo portando latte che diventa ricotta, il formaggio già è pronto. Ma che sto a dire? Va bene, non fa nulla. Dai. Stiamo lasciando Verona, signori, in una zona completamente che non avevamo minimamente visto, perché l'altra volta eravamo proprio in città, quando siamo arrivati eravamo in città, adesso siamo nelle campagne veronesi. Qui dobbiamo dare la precedenza, dobbiamo girare a sinistra, signori miei. Mi piacerebbe andare in Inghilterra, raga, anche perché l'Inghilterra è comunque un... si guida a sinistra, è più particolare. Però intanto l'obiettivo è arrivare alla città più a nord d'Europa. Più a nord d'Europa, l'abbiamo visto prima nell'intro del video, qual è il nostro obiettivo. Poi, se la serie comunque vi sarà piaciuta, potremmo anche fare qualche altro viaggio per tentare di raggiungere anche la città più a nord, diciamo, dell'Inghilterra, e farci questo viaggio in questa nuova esplorazione, praticamente. Possiamo pagare? Sì, fermati, zio. Ok, abbiamo pagato, si parte, si va per monti e per città. Dai così, non facciamo danni, mi raccomando, voglio portare il formaggio sano e sano a Innsbruck. Allora, c'è proprio la direzione, dritto Innsbruck, sinistra, destra Verona. No, dobbiamo andare a Innsbruck, raga. Si esce dall'Italia, dritto per dritto, senza pensieri, senza pensarci. Ciao Italia, andiamo a conquistare nuovi mondi. Bella così. Hakuna Matata, Toronto, sembra quasi poesia. Avete sentito niente voi? No, io no, io decisamente no, no, non ho sentito niente, stavo un attimino ballando e cantando dentro il camion, ma non ho sentito niente, tutto tranquillo, mi è stato segnato qualcosa? No, quindi va bene così raga, siamo a 208 km da Innsbruck, vediamo anche l'uscita dall'Italia, ci sarà sicuramente il casello, penso, non lo so, un altro casello, ci sarà una frontiera, boh, non lo so come sarà strutturato, però raga... Cioè, è il secondo viaggio che mi fanno fare di giorno. Finalmente, dico io. Guardate che bello il paesaggio. Guardate il fiumiciattolo là a sinistra. A destra, posso fermarmi a fare una fotografia? Non penso. E, occhio, stiamo uscendo dal Veneto e stiamo entrando in Trentino Alto Adige, signori miei. Che sono quei cosi là nell'aria? UFO?
Che so quelle cose sospese là in aria? Boh, guardate che bello il fiume, raga, guardate che bello. Oh, finalmente un paesaggio da guardare. Finalmente un paesaggio da guardare e non solo la notte che ci circonda. Dai così, camioncino, dai, dai, che stai andando a 90 quando il limite è 80. Però va bene, però va bene. Abbiamo tanta strada da fare e poca voglia. No, no, dai, dai così. La benzina me l'hanno data stavolta, sì, la benzina ce l'abbiamo, raga, quindi dovremmo riuscire ad arrivare a Innsbruck senza problemi. Dai, ma non ci posso credere, l'autovelox. Ma perché? Dai, la polizia con la Lamborghini, c'è cioè, veramente un affronto però, signori miei, dai, non ci posso che 400 euro di multa di autovelox, raga. Ma porca. Stiamo facendo il sorpasso, raga, il nostro primo sorpasso del video. Vediamo di non fare danno che questo porta kerosene, penso. Penso porti benzina. Zio, ti allarghi un poco? Ciao zio Lia, perché questo sta a frenare, raga? Stiamo in corsia di sorpasso, non puoi frenare tu con la macchinetta lì piccola nera perché ti asfalto. Decisamente ti asfalto. Ora quindi statti dal tuo lato che io ti supero pure a te. No, guarda che accelera, guarda che accelera. Ma che bastardo. Prima rallenta e poi accelera, ma porca. Siamo entrati in galleria, raga. Ho messo la bella frecciotta e effettuiamo dei sorpassi. Siamo al limite, siamo sopra il limite di velocità, raga. Siamo a 90 km/h. Però a me mi superano che sfrecciano praticamente, quindi non capisco perché. A me mi pigliano tutte le multe possibili e immaginabili con l'autovelox. Agli altri che mi sfrecciano, ma prima mi ha passato una Panda di color verde, raga, che sembrava la Mercedes di Hamilton praticamente quando andava veloce. Ciao zio! Lia Bella! Salutate il camion, raga. Salutiamo sempre i colleghi, perché i colleghi vanno sempre salutati e rispettati. Superiamo pure questo. Dai che ce la fai, camioncino, dai che ce la fai. Guardate che paesaggi bellissimi però, raga. Cioè, veramente fatto bene questo gioco. Beh, finalmente mi fanno viaggiare di giorno. Continua a ripeterlo, raga, ma che cosa bella. Ciao zio! Lia bella, buon viaggio anche a te. Però non mi salutano, uffa, ma perché non mi devono salutare? Occhio che ci sto finendo di sopra. Perfetto, bella così. Leviamo la freccia e torniamo sulla nostra corsia. Dai, dai. Cartella autostradale, raga, vediamo quali sono le prossime indicazioni. Allora, sinistra per Innsbruck, a destra per un buco nero, raga. C'erano indicazioni per andare a destra. Era tutto nero, forse, boh, forse per la morte nera potevamo girare a destra. Alt stazione 800 metri. Ok. 800 metri ci sarà la stazione. Penso che sia il confine, raga. O il casello, qualcosa del genere. Va bene, va bene. La benzina ce l'abbiamo, sì. Il camion è sano, sì, perfetto. Siamo a 80 km dalla nostra meta, raga. 80 km. Bella così. Stiamo per lasciare l'Italia. Stiamo per lasciare l'Italia. Guardate che grande organizzazione che ci sta qua. Dove devo andare io? Ok, allora lui va di là. Quindi noi andiamo di qua. Che penso vada bene lo stesso, sì. Penso che questa sia tipo la frontiera, raga. Riusciamo a fregarlo in velocità? Frena, zio! Dai, abbiamo pagato 35 in accelerazione, raga, mi sento Valentino Rossi alla partenza. L'abbiamo fregato in accelerazione, raga. Mitici. Riusciamo a non uccidere nessuno qui a sinistra. Cortesemente, ognuno si faccia la propria corsia, non rompa le scatole. Il camion si è levato, sì, a destra. Ok, perfetto, sì, si è messo dietro di noi. Ok, possiamo andare, possiamo andare. Che c'è sta qui ora? Hanno una pompa di benzina, ok. Un'area di servizio, ecco, chiamiamola così, area di servizio perché... Distributore di benzina, ecco, chiamiamolo in qualsiasi maniera, ma come l'ho chiamata prima non si può sentire. Ok, penso che siamo usciti dall'Italia, forse. Siamo già usciti dall'Italia, siamo già in Austria, signori miei. Boh, non ne ho la più pallida idea. Vediamo appena comparirà un'indicazione. Ah, ecco. Area parcheggio. Oh, guardate che spettacolo! Siamo in Austria, signori miei. Bandierine. Ci sono i festeggiamenti. Siamo in Austria, signori miei. Ok. Cambio di nazione. Abbiamo lasciato l'Italia e siamo in Austria. Riusciamo a non prenderci il muretto col camion? Sì, ci siamo riusciti. Hakuna Matata, torotto. Sembra quasi poi. No, un altro casello. Ma che paranoia, ma ci sono caselli ovunque, zio. Uffa, ma io sto per arrivare. Siamo. Addirittura. Mamma mia. Me la sono vista un attimo brutta, raga. Forse tocchiamo là. No, ok. Paghiamo il pedaggio. 61 euro, cari in Austria, signori miei. In Austria sono un po' caretti per i pedaggi. Attenzione al punto giallo che ci sta per superare. Ok, ci ha superato lo smile, ci ha superato. Questo ci sta a venire di sopra, però va bene. Allora, sono cari e un po' squilibrati nella guida, però va bene. Noi non interessa. Noi l'importante è che portiamo a casa il nostro carico, che non mi ricordo che stiamo a portare, raga.
Qualcosa la stiamo portando a Innsbruck, ma non mi ricordo che cosa. Guardate che gran galleria che c'hanno qua in Austria. Porca miseria, complimenti. Bella, 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 bella. Mi piace, mi piace. Voto 10. Voto 10 alla galleria in Austria. Allora, noi siamo a 22 km. Sì, e chi ci legge niente in queste Innsbruck, in queste indicazioni. Occhio, occhio, teniamo il camion. Allora, noi dobbiamo andare a Innsbruck, quindi dritto. Ok, andiamo dritto. Qui c'è un altro collega, salutiamolo. Ciao zio! Via bella, buon viaggio anche a te! Evitiamo di fare incidenti cortesemente, giusto qui no, in Austria, se no non facciamoci riconoscere subito, raga, ecco, quantomeno questo. Oh, vedo la bandierina rossa nel nostro Innsbruck esplorata, ma non ho visto nemmeno il cartello benvenuto a Innsbruck, Innsbruck. Già l'abbiamo esplorata senza ancora. Ecco, adesso è spuntato il cartello di benvenuti a Innsbruck, l'abbiamo esplorata ancora prima di essere benvenuti a Innsbruck, però va bene, e sono molto accoglienti in Austria, raga, ci danno il benvenuto ancora prima di essere entrati praticamente. Ok, va bene. Evitiamo di prenderci il guardrail col carico. Qui c'è un semaforino rosso. Ci fermiamo. Fermati, fermati. Ok, freccia a destra. Dobbiamo girare a destra e poi subito a sinistra. Ok, ci siamo. Sembra che siamo in orario. Zio, wham, wham, wham. Facciamo fast and furious. Dai, dai, dai. Mamma mia, ci ha bruciato in partenza il tizio. Allora, con calma, giriamo. Ok, leviamo la freccia, mettiamo l'altra freccia. Qua c'è un altro tizio, però va bene, fermati. Zio, fermi. Siamo andati leggermente oltre, raga. Vabbè, appena parte lì la macchina blu, ok. Partita, quindi il semaforo è scattato e noi dobbiamo girare. Ok, dove devo mollare il carico? Leva la freccia, monta al caso ti aspetta. Dove devo mollare il carico? La bandierina sembra. Ah, ok, lo vedo, lo vedo. Quindi allarghiamoci leggermente in modo tale da poter fare giusto la curva. Ok, non stringiamo troppo. Oh! Miei complimenti, complimenti perché ha parcheggiato questo carico qua. Come faccio io a girare? Invio. Dove te lo devo piazzare, zio? Questa è un po' più complicata dell'altra volta. Però ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Allora, evitiamo di prenderci questo carico davanti. Perfetto. Evitiamo di far sbattere il rimorchio dietro, ok. Raddrizziamolo e iniziamo a girare con calma, piano, piano. Guadagniamo il più possibile da quel lato, occhio al palo, ok. Dai che ci siamo, raga, dai che ci siamo. Mamma, oramai siamo dei pro, raga, oramai parcheggiamo così senza neanche guardare. Bella così, dai, è andata bene. È andata bene, viaggio eccellente, grande, mi hanno dato tutti i soldi. Ho preso una multa per una Autovelox, ma non me l'hanno conteggiata. Beh, mi piace l'Austria come regione, raga, come nazione mi piace l'Austria, non mi hanno conteggiato l'Autovelox. Bella così, bella così. Siamo leggermente saliti, ma non ancora a livello 3. Stiamo facendo bei soldi. Comunque, ragazzi, detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Bella, raga, ciao!